Questa è la mia videolettera per gli anziani di Valera. Carissimi concittadini, nell'impossibilità di raggiungervi tutti personalmente, ritengo utile informarvi che sto lottando con il tempo e con tutte le mie forze affinché si possa ripristinare ciò che questa amministrazione ha fatto e ci farà mancare prossimamente a tutti. Mi riferisco alla banca, con la sua chiusura certa il 30 di giugno, al servizio ambulatoriale del dottor Fulini, che oramai ha cessato dal 31 dicembre del 2011, e all'ufficio postale con la chiusura per ora parziale, ma poi in bilico. Riconosco che il disagio è gravissimo, soprattutto per coloro che non riescono o non possono spostarsi per mancanza di mezzi. È preoccupante anche per la vostra privacy, perché dovendo dipendere da altre persone è legittimo nutrire quantomeno dubbi sulla riservatezza altrui. Io personalmente e il gruppo Vivi Valera che mi sostiene vi promettiamo che come abbiamo a cuore il futuro delle famiglie di Valera, il nostro agire sarà sempre con un occhio attento e puntuale verso le problematiche che la vostra età comporta. Per noi, voi anziani, non sarete mai un problema, ma una risorsa di saggezza e umanità non sostituibile. Queste parole che vi destino non sono promesse, anche perché sarebbe impossibile promettere qualcosa che va al di là delle nostre possibilità o della nostra volontà, ma promettere impegno è assolutamente doveroso per chi si propone ad amministrare il vostro paese. Grazie e un caro saluto a tutti voi.